Sulla cattedra di San Pietro, dal 440 al 461, Leone è il primo papa al quale è stato riconosciuto il titolo di Magno, di Grande. Nacque in Toscana nel 390 circa e morì a Roma il 10 novembre 461. È venerato come santo dalla Chiesa Cattolica e dalla Chiesa Ortodossa. Il pontificato di Leone Magno, come quello di Gregorio I, fu il più significativo e importante dell'antichità cristiana. In un periodo in cui la Chiesa stava sperimentando grandi ostacoli al suo progresso, in conseguenza della rapida disintegrazione dell'Impero Romano d'Occidente, mentre l'Oriente era profondamente agitato dalle controversie dogmatiche, Papa Leone Magno guidò il destino della Chiesa Cattolica Romana. L'opera del suo pontificato può dividersi in due periodi. Nel 443, quando convocò a Roma un'assemblea per smascherare gli errori della setta dei Manichei, e altrettanto fece contro i Pelagiani, mentre intervenne anche in campo disciplinare in Africa, afflitta dall'invasione dei Vandali ariani, per determinare le condizioni delle ordinazioni dei vescovi. Il secondo periodo può essere riassunto nella difesa del dogma dell'incarnazione. Datore del monofisismo, in occasione del Concilio di Calcedonia nel 451 e nella cacciata dall'Italia di Attila, fu un grande condottiero della Chiesa di Roma. In un momento in cui il vecchio impero romano stava per crollare e nuove dottrine seducevano gli spiriti dando vigore alle vecchie eresie, Papa Leone Magno esercitò un'azione decisiva sul destino della Chiesa Cattolica e sull'impero.